Bentrovati a voi tutti ad una nuova puntata di Insieme Oltre 2000. Quest'oggi parliamo di parità di genere e valorizzazione del ruolo della donna. Lo facciamo in compagnia delle ospiti che sono venute a trovarci, tutte donne, quindi insomma direi che siamo proprio in tema per discutere, quindi fare un po' il punto sulla parità di genere, come siamo all'interno della nostra società. Io saluto le nostre ospiti Laura Vittoria De Biasi, che è presidente del Comitato Pari Opportunità degli Avvocati del Triveneto. Ben trovata Laura. Ben trovata lei Luisa. Accompagnata da Lucia Pellegrini, che è presidente del Comitato Pari Opportunità degli Avvocati per Belluno. Ben trovata Lucia. Ben trovata Luisa. Grazie per essere qui con noi. Cominciamo quindi questa discussione con una provocazione, infatti. A che punto siamo? Laura, cominciamo da lei, parlando di parità di genere e valorizzazione del ruolo della donna. Ma dipende da che punto la consideriamo. Noi pensiamo che la Costituzione di 75 anni fa prevedeva la parità di genere, prevedeva la parità tra uomo e donna senza alcuna distinzione all'articolo 3 e poi la declinava in vari altri articoli, nella famiglia all'articolo 29, nel lavoro all'articolo 37 e poi ancora all'articolo 51. Allora, se pensiamo che sono passati 75 anni e che l'Organizzazione delle Nazioni Unite, come quinto obiettivo per il decennio 2020-2030, ha ancora la parità di genere, la Commissione europea, come progetto per il 2020-2025, ha la parità di genere. Nel PNRR, il quinto scopo, il quinto punto del PNRR, comprende anche la necessità di raggiungere la parità di genere. Vuol dire che c'è ancora molto da fare e che tutto quello che è stato fatto è stato un percorso che molto lentamente si avvia alla parità vera, che ancora obiettivamente non c'è. Non c'è nel lavoro, non c'è nel risultato del lavoro, come poi penso approfondiremo, non c'è nelle carriere. Quindi diciamo che siamo in itinere, ma che la sfida è ancora aperta. Dovremmo darci una mossa. Quindi parlando, discutendo di questi temi, si contribuisce comunque a creare una maggiore sensibilizzazione, soprattutto anche nelle nuove generazioni su questo fronte. Allora, dato che lei ha citato il lavoro, Laura, partirei proprio focalizzando su questo fronte, sul fronte occupazionale. Su questo ambito che cosa si sente di dire? Ma i dati sono abbastanza netti. L'Istat ci dice che c'è un tasso di occupazione intorno al 50-51% per le donne, intorno al 70% per gli uomini, tasso occupazionale italiano. In Europa mediamente va meglio, ma non tantissimo meglio. C'è un tasso occupazionale femminile, se non ricordo male, intorno al 60%, che va invece verso il 75% per gli uomini. Questo in media. Se poi andiamo a vedere nelle singole categorie, ci sono delle differenze notevoli e soprattutto ci sono delle differenze notevoli nelle progressioni di carriera. Un esempio che a me sembra molto eclatante è quello delle università. Teniamo conto che nella scuola e nell'università le performance delle donne sono sempre migliori, sono statisticamente migliori. Le donne si laureano con voti migliori, in tempi più rapidi rispetto ai colleghi maschi. Eppure nei primi 5 anni c'è una bella indagine di un istituto dell'Università di Bologna che analizza i dati scanditi in 5 anni dei neolaureati e si vede come dalla laurea in poi c'è una maggiore progressione dei maschi, che pure hanno avuto appunto delle performance scolastiche peggiori rispetto alle donne, e questo è in qualche modo incomprensibile. Allora, su questo forse può aggiungere qualcosa Lucia Pellegrini, proprio sull'ambito occupazionale rispetto a quanto già anticipato da Laura. Certo, il problema è molto grave, nel senso che se pensiamo che nel mondo del lavoro 6 donne su 100 dopo la maternità solo riescono a trovare lavoro, solo 6 donne su 100,
il problema si pone in tutta la sua drammaticità. Una su cinque donne tra i 18 e i 49 anni non lavorano dopo la nascita dei figli, sono il 18% delle lavoratrici. Solo il 43,6% della popolazione femminile continua a lavorare e questo dato crolla al sud perché scendiamo al 29%. Quindi la maggior parte delle donne lascia il lavoro perché non riesce a conciliare l'orario lavorativo con la gestione dei figli. Il 29% lascia il lavoro perché c'è un mancato rinnovo del contratto, un licenziamento, perché sappiamo che la precarietà, purtroppo, il lavoro precario riguarda per lo più le donne, e solo il 19% per valutazioni economiche di opportunità. La maternità è la causa principale del crollo dell'accesso, della partecipazione femminile al mondo del lavoro. E questo è un problema che è palese, e il paese non può sopportare, oltre alla fuga dei cervelli, dico io, anche questa dispersione di capitale umano femminile. Se pensiamo che se lavorasse il 60% delle donne, il PIL sarebbe superiore del 7 punti percentuali. Questo è un dato assolutamente che deve far riflettere. È un imperativo. In termini economici, ecco, sfaccettature di questo tipo. Questa è un po' la grande sfida comunque del sistema paese. L'Italia comunque investe, no, sul tema della maternità, e poi anche la conciliazione dei tempi vita-lavoro sempre più sono richiesti comunque dagli stessi lavoratori e lavoratrici. Però il dato è che comunque la maternità è la maggiore causa poi di dispersione del capitale umano femminile, quindi c'è ancora molto da fare. Ci vorranno altri 10 anni circa perché si possa attuare la parità di genere e 150 perché si possa raggiungere l'eguaglianza nei ruoli apicali. Se pensiamo che appunto le donne, come ha detto Laura, studiano di più rispetto agli uomini, spesso hanno risultati maggiori, ma sono la fetta maggiore del capitale intellettuale del paese, però lavorano meno, hanno meno valorizzazione del loro ruolo all'interno del lavoro, hanno meno accesso a ruoli apicali di responsabilità. Se pensiamo che gli amministratori delegati delle società partecipate e quotate in borsa sono donne 2%, se poi vogliamo altri dati, 5 ambasciatrici donne, 20 ambasciatori uomini in Italia. Quindi insomma i dati sono schiaccianti. E questo perché soffriamo ancora di retaggi culturali del passato, probabilmente? Assolutamente, l'Italia è un po' un fanalino di coda rispetto a questo, nel senso che anche in Europa le cose non vanno meglio, ma da noi il lavoro è più importante da fare. E se pensiamo che ormai è noto, è assolutamente un dato assolutamente pacifico, che l'inclusività nelle aziende comporta comunque un maggior successo nelle aziende, se pensiamo che l'inclusività comporta un aumento dei profitti tra il 25 e il 35%, un aumento dell'innovatività del 20%, un aumento delle capacità decisionali del 30%, cioè si migliora addirittura la decisione su strategie aziendali per evitare crisi aziendali del 30%. E questo, l'inclusività, ha anche un valore aggiunto rispetto all'immagine e ha comunque la credibilità, la reputazione dell'azienda. Quindi insomma è una ricaduta che ha degli effetti economici immediati. Ed è spaventoso che non si sia ancora capito che servono delle leggi. Come diceva Laura, l'obiettivo 5 dell'ONU è quello dell'equality gender. Il PNRR ha stanziato 10 miliardi di euro per le politiche di inclusione sociale. Quindi insomma, nel PNRR poi si è anche prevista una certificazione di genere, perché ovviamente le ricadute economiche dell'inclusione sono eccezionali, direi io. Comunque quel valore aggiunto che devono essere valorizzate. Torniamo dalla signora De Biasi. Una cosa che mi sembra molto importante, a cui Lucia ha fatto cenno. La certificazione di genere, che è ancora sconosciuta e sotto traccia, è il frutto di una legge del 2021, la legge cosiddetta Gribaudo, e prevede, con i decreti attuativi,
dei vantaggi fiscali e dei vantaggi nella partecipazione ai bandi e per l'accesso ai finanziamenti molto importanti per le aziende. Ci sono vantaggi fiscali fino a 50.000 euro per le aziende che si certificano. Ci sono importanti punteggi preferenziali per l'accesso ai bandi e questo sarebbe importante farlo conoscere e è un argomento che va trattato. Trattato anche con le associazioni di categoria, il mondo sindacale, ecco, il coinvolgimento diciamo, degli stakeholder. Tra l'altro c'è un programma in corso che è in qualche modo coordinato dalla consigliera di parità della provincia di Belluno con Confartigianato, con Commercio, con Confindustria, tutte le associazioni di categoria proprio per promuovere questa certificazione. Ecco, vedo che il tempo scorre, io avrei tanti temi da fare, da affrontare con voi, però veniamo ancora a due punti. Come mai, dottoressa De Biasi, il Comitato Pari Opportunità degli Ordini degli Avvocati appunto segue questa tematica? È un po' una vostra mission? Certo che lo è all'interno dell'avvocatura perché anche all'interno dell'avvocatura ci sono delle disparità importantissime. I dati di Cassa Avvocati ci dicono che le avvocate percepiscono emolumenti di circa il 55% rispetto a quello degli avvocati maschi. Quindi in meno? In meno, quindi quasi la metà, poco più della metà. Allora, questo è un dato importante che dipende da tante cose, da tanti fattori, però è un dato di fatto e questo stesso dato c'è nei dati della Cassa dei Commercialisti, di molte altre professioni ordinistiche. Poi c'è una vocazione dell'avvocatura a diciamo avere un ruolo sociale. L'avvocato è colui che difende, che protegge, che patrocina, ma che conosce le norme e che ha anche il compito di farle conoscere. Le leggi e le tutele delle persone devono essere conosciute, diffuse e quindi il Comitato Pari Opportunità, che appunto tutela le pari opportunità non solo uomo e donna, ma in ogni forma, giovani, meno giovani, abili, disabili o come insomma in qualsiasi forma le si voglia declinare. È un elemento di affermazione sicuramente per riuscire a arginare o comunque ridurre questo gap che c'è anche parlando per esempio della disparità salariale, del gender pay gap, è ovviamente l'indipendenza economica, De Biasi. Assolutamente fondamentale ed è ancora un tema molto sotto traccia. Vedo i suoi occhi, vedo il suo sguardo che dice fondamentale, questo è un tema sul quale bisogna investire molto per noi donne. Bisogna investire molto, noi come avvocate professioniste, come professione, lo vediamo nel momento della disgregazione della famiglia. Nel momento della disgregazione della famiglia assistiamo sempre molto spesso a situazioni di difficoltà delle donne che siccome nella vita non hanno mai curato o non è mai stato permesso loro di curare l'aspetto economico finanziario della propria indipendenza, si trovano in difficoltà enormi e rimettersi nel mercato del lavoro, qualsiasi sia il titolo che una persona ha acquisito. Dopo anni di inattività oppure di lavori saltuari, precari, sottopagati, interrotti per la nascita dei figli, eccetera, diventa molto difficile. Quindi che le donne stiano attente. C'era una bella pubblicità l'altro giorno, mi è molto piaciuto, donne entrate in banca. Le statistiche di Banca d'Italia ci dicono che i conti correnti intestati a sole donne appartengono, uno, a donne laureate, due, a donne di una fascia di età giovane, quindi la maggior parte delle donne non ha una gestione autonoma del proprio denaro, anche se lavora. Hanno conti correnti cointestati con mariti, con padri, con familiari. C'è sempre una figura maschile, vero? Una figura maschile che ci insegna come gestire le nostre cose. Ecco, di questo non abbiamo davvero bisogno, non dobbiamo avere bisogno. La capacità finanziaria, la capacità di gestire la propria economia è libertà.
diventa certo. libertà. Questo è fondamentale. Dottoressa Pellegrini, vuole aggiungere? Sì, mi aggancio a questo proprio perché la violenza economica cosiddetta è un abuso sottile, intangibile, che però porta il controllo nella coppia da parte del, in genere, del marito. Ed è l'educazione finanziaria fa parte di questa, autonomia, di questa liberazione delle donne che spesso sono intrappolate in una relazione perché, appunto, come ha detto Laura, non hanno un conto corrente, non hanno accesso alle finanze economiche comuni, non possono fare un acquisto in autonomia. Questo le porta ad essere intrappolate in una relazione. Se pensiamo poi che la percentuale di infelicità delle donne è più alta di quella degli uomini. Il 28% delle donne del nostro paese è infelice rispetto al 18% degli uomini, e questo è dovuto al fatto della precarietà lavorativa, alla mancanza di autonomia, al bisogno di autonomia, alla mancata valorizzazione delle competenze, alle speranze deluse, ma anche alla difficile gestione della casa e degli impegni familiari dovuti ai figli, ai malati, ai disabili, agli anziani. Un ventaglio, esatto, ecco, di situazioni. La dottoressa Pellegrini ci ha snocciolato tutta una serie di dati che devono far riflettere, come anche quelli che ha condiviso con noi la dottoressa De Biasi. Siamo finiti a parlare quindi anche di violenza di genere in qualche modo, perché sappiamo che appunto la violenza economica è una delle sfumature. Direi che ci diamo un altro appuntamento per continuare a soffermarci su questi temi, perché è veramente una partita molto ampia. Molto volentieri. Grazie ancora della vostra disponibilità, buon lavoro. Grazie. Grazie. Buon lavoro. E a tutti quanti voi, buona continuazione d'ascolto. Arrivederci.